dopo lunghi anni di silenzio sull'argomento teatrale, gli accademici individuarono uno spazio coperto dentro le antiche carceri comunali. L'area era circoscritta tra i resti del castello medioevale di San Pietro, divenuto poi il Palazzo del Territorio. L'incarico fu subito affidato ad Andrea Palladio. Erano spazi stretti e angusti, non proprio adatti a ricavarci un teatro classico, ma Palladio trovò la soluzione. È forse un miraggio? Sembra di essere stati catapultati indietro nel tempo. Colonne, capitelli, statue, bassorilievi. Siamo in un teatro di concezione classica, ma allo stesso tempo moderno, perché perfettamente adattato alle esigenze di natura pratica del sito. Al tradizionale schema geometrico, impostato su una circonferenza, secondo i dettami di Vitruvio, Palladio sostituì un'originale pianta ellittica. La cavea, ossia la gradinata per accogliere il pubblico, appare quindi ad un occhio esperto un po' schiacciata, ma in questo modo l'architetto ridusse i costi agli accademici, sfruttando le murature preesistenti concesse in uso dal comune. Ma osserviamo il prospetto teatrale. È qui che si concentra la nostra attenzione. Si chiama fronte scena ed è suddiviso in tre registri. Dal basso fino all'attico, gli elementi scorrono in perfetta armonia. Ritmi plastici, tra pieni e vuoti nella parte bassa. Vibrazioni luminose tra cornici di tabernacoli, nicchie e formelle nei registri più alti. Il tutto racchiuso all'interno di una grande, sapiente geometria segreta. Un personaggio muscoloso e con la barba folta compare sui bassorilievi dell'attico. È Ercole, ritratto in alcune delle sue famose fatiche. Dall'alto veglia sugli accademici, che hanno voluto celebrare l'eroe, mitico fondatore dei Giochi Olimpici. E tutte quelle statue di cui è gremita la scena? Sembrano condottieri romani, ma nei loro volti si possono riconoscere le fattezze dei fondatori dell'Accademia. Guardate in particolare questo personaggio, che domina il poggio della cavea. È Leonardo Valmarana. Fu il presidente dell'Accademia Olimpica nella fase finale dei lavori. Il suo sguardo serio e imperioso ci ricorda il suo forte carisma. Non a caso si fece ritrarre con la fisionomia di un importante sovrano dell'epoca, Carlo V d'Asburgo. Niente male come autocelebrazione, non credete? Diametralmente opposto a questa statua si eleva il grande arco della Porta Regia, che si affaccia sullo sfondo della scenografia. Un capolavoro di illusione prospettica, in legno, gesso, stucco e affresco. A disegnarla fu l'allievo di Palladio, Vincenzo Scamozzi. La scenografia doveva evocare la città di Tebe, con le sue vie e i caseggiati, dove era ambientata la tragedia di Sofocle. Ma di fatto ci ricorda molto anche Vicenza rinascimentale. Fu pensata come sfondo provvisorio in occasione della cerimonia inaugurale, ma la buona sorte ha voluto che giungesse inalterata fino ai nostri giorni.